Matteo, sono Deborah di 8000 Inside. Insieme a tutta la redazione ti mandiamo questo video per supportarti in questo momento. Non dar retta ai leoni da tastiera, il mondone è pieno in tutti i campi. Non è una partita a dimostrare il tuo valore. Sei un ragazzo giovane, sei un ragazzo che ama la maglia, che è nato con questi colori e noi vogliamo ancora vederti con questi colori. Non ascoltarli, continua il tuo percorso. Sbagliare umano, succede una giornata no, una partita no, anche i migliori hanno sbagliato, quindi non ascoltarli, non dargli importanza, continua così, continua il tuo percorso, noi siamo con te, forza Milan, un Ciao bacio. Matteo, sono Giuseppe di Milan Inside. Volevo fornirti il mio supporto per ciò che è successo nel post partita di sabato. Non li ascoltare, non sono meritevoli di attenzione. Tu continua con il tuo percorso di crescita che stai andando alla grande. Ciao Matteo e sempre Forza Milan. Ciao Matteo, sono Simone di AC Milan Inside, ti mando tutto il mio supporto e mi raccomando, sempre a testa alta. Un Ciao abbraccio. Matteo, sono Chiara di Milan Inside. Vogliamo che tu sappia che in questo particolare momento, come sempre, siamo lì con te. Forza Milan, un Ciao Matteo, saluto. sono Dennis di AC Milan Inside e ti volevo dire di non pensare alle critiche e tutti i brutti messaggi che hai ricevuto dopo l'ultima partita perché non te li meriti da parte di gente che non merita la tua attenzione e quindi dai, continua così perché sei un grande giocatore. Forza. Ciao Matteo, sono Francesco di Milan Inside e volevo supportarti per tutto quello che è successo nel post partita di sabato. E sappiamo tutti quanto è facile parlare da dietro uno schermo, ma non sappiamo cosa vuol dire entrare in una partita del genere. Sono sicuro che ti capiteranno altre opportunità e altre occasioni e saprai sfruttarle al meglio. Ciao Matteo, un abbraccio e Ciao forza Milan. Matteo, sono Alfonso, redattore di AC Milan Inside. Noi come redazione abbiamo voluto farti recapitare questo video per prendere distanza da quei tifosi pseudo-tali che ti hanno così pesantemente criticato dopo la gara con la Fiorentina. Certo, sabato sera ci ha fatto soffrire non poco, ma siamo consapevoli che anche voi, prima di essere calciatori, siete degli esseri umani e come tali avete anche il diritto di poter sbagliare. Siamo sicuri che con il tuo impegno, la tua costanza, la tua determinazione, la tua volontà, il tuo sacrificio che fin qui hai dimostrato, presto raggiungerai il massimo. Te l'auguriamo con tutto il cuore. Non dare retta alle critiche ricevute, sicuramente avrai dei compagni di squadra fantastici, un dirigente che ha fatto la storia del nostro amato Milan, come Paolo Maldini, che ti aiuteranno a uscirne a testa alta. Vogliamo augurarti solo il massimo per il proseguo del campionato. Forza Matteo, in bocca al lupo e forza Milan sempre. Ciao Matteo, sono Tommaso di Milan Inside e volevo solo farti sapere che tutti noi ti supportiamo e non pensare alle parole di gente che non merita la tua attenzione. Mi raccomando, sempre a testa alta e forza Milan. Ciao Matteo, sono Miki, direttore di AC Milan Inside. Volevo porti il mio supporto dopo i fatti spiacevoli successi nel post partita di Fiorentina-Milan e dirti che noi siamo contrari a queste cose e soprattutto darti il nostro supporto. Ciao Matteo, continua così. Ciao Matteo, sono Morena e sono la vice direttrice di Milan Inside. Ci tengo a concludere personalmente questa maratona di supporto e solidarietà che abbiamo fatto nei tuoi confronti, proprio perché il tifo non è inciviltà, il tifo è la curva che vi applaude tutti i giorni, anche quando qualcosa non va bene. E ci tengo a dirti che sei arrivato in rosso nero indossando questa, che avevi solo 13 anni e da allora non sei mai più andato via. Anzi, hai esordito nella prima squadra e indossi la maglia della nazionale dei giovani. Quindi un errore non preclude assolutamente il tuo valore, se di errore stiamo parlando, e anzi, gli errori facciamoli giudicare ai tecnici, non a noi, perché noi non sappiamo nulla a livello di tecnica. Quindi ci tengo a concludere dicendoti queste parole tratte da un famosissimo film che tu sicuramente conosci, ma ricordatele per sempre. Matteo, non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, diranno a te che non sei capace di farla.
Se vuoi qualcosa, se hai un sogno e tu il sogno ce l'hai grande, grandissimo, allora vai, inseguilo e vattelo a prendere quel sogno. Noi speriamo di averti sempre con noi, vogliamo vederti crescere perché hai solo 20 anni e vogliamo vederti sempre con questa addosso. Ti abbracciamo forte da tutto lo staff di Milan Inside.